Salve a tutti, sono Matteo Ghini Lombardi, sono disabile, affetto da tetraparesi spastica infantile dalla nascita, sono laureato in giurisprudenza, faccio questo video per presentarvi cosa faccio io, quali sono i miei obiettivi a livello sportivo, quant'altro. Io sono appassionato di arti marziali dalla nascita. Cioè, fin da bambino, ne ho praticate diverse, adattate alle mie esigenze, ma mai mi sono trovato bene come mi sto trovando bene da circa un anno a questa parte. Tutto questo è stato possibile alla società sportiva dilettantistica Cosencai, fondata dal maestro Michele Giaconi, dove, diciamo, dopo una mia ricerca su internet, perché volevo qualcosa di diverso rispetto alle solite arti marziali che avevo praticato fino ad allora, mi sono imbattuto in questa persona. Dopo una conoscenza, abbiamo iniziato un percorso. Questo percorso è un percorso che, diciamo, sfrutta le arti marziali non solo a livello di difesa personale, ma anche e soprattutto a livello nel quotidiano, diciamo. Quotidiano, come possano le arti marziali migliorare il quotidiano di chi le pratica. Le migliorano insegnando alle persone l'autocontrollo, la gestione emotiva degli eventi, il gestire appunto le situazioni spiacevoli in maniera più proficua, riuscendo a diciamo ad arrivare ad avere un approccio del quotidiano e della vita in generale migliore utilizzando le tematiche delle arti marziali. Le tematiche delle arti marziali appunto non vanno solo a toccare la sfera dinamica, ma soprattutto toccano anche la sfera riflessiva, la sfera della meditazione, la sfera del soggetto che deve cercare di essere sempre migliore rispetto al giorno prima. Tutto questo è possibile grazie a un percorso ad hoc mirato per ognuno, per ogni persona che decide di praticare le arti marziali a 360 gradi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cosencai, che vanno anche poi in questi percorsi vanno anche a toccare la sfera personale appunto del soggetto con percorsi ad hoc per la propria persona e alla portata di tutti. Tutto questo è possibile solo se una persona ovviamente ci crede davvero, si impegna non solo in palestra o per rimanere nel tema marziale sul tatami, ma è un percorso che la persona deve necessariamente svolgere anche al di fuori della cosiddetta palestra, perché solo capendo noi stessi e solo riuscendo a interfacciarsi con il nostro corpo, con le nostre attitudini, le nostre insicurezze, le nostre debolezze, le nostre paure, riusciamo a mitigarle e con un duro lavoro quotidiano possiamo appunto migliorare questi aspetti. Io invito tutti a prendere contatto con noi e con il maestro Giacone o anche con me per venire a
testare di persona e provare le tematiche che offre la scuola, che sono appunto tematiche di benessere, tematiche contro il bullismo e il cyberbullismo, difesa personale a 360 gradi, a 360 gradi, massaggi e quant'altro. Se avete appunto interesse, non esitate a contattarci. Grazie, a risentirci molto presto.